Oggi vi sveleremo le scioccanti parole del tronista Daniele subito dopo aver fatto la sua scelta. Benvenuti su Gossip Globe. Prima di continuare con il video, metti un like, segui il canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere le prossime news. Come molti fan del programma già sapranno, l'avventura di Daniele sul trono di Uomini e Donne sta si è conclusa. Il ragazzo è stato uno dei tronisti più stimati, apprezzato persino da Tina Cipollari e Gianni Sperti per la sua onestà. Subito dopo aver fatto la sua scelta, Daniele ha voluto dedicare un pensiero a Marika, la ragazza che ha scartato. Ecco le sue parole. Anche se sei arrivata in corsa, mi hai fatto capire subito che volevi metterti in gioco. Mi hai dato tanto. Non sempre ti ho detto le cose che provavo e sentivo. È difficile. Tu non sei la mia scelta, e non per ripiego, come avevi detto. Non sei la mia scelta perché dall'altra parte sento qualcosa di più forte. Marika, con grande compostezza, gli ha risposto. Non ti odierò, non ce l'ho con te. Me lo aspettavo. Sono contenta che tu abbia scelto con il cuore. Poco dopo queste parole, è entrata in studio la scelta del tronista, Gaia Gigli. Per lei, Daniele ha speso parole dolcissime. Sei stata la prima arrivata e la prima per la quale ho subito sentito qualcosa. Ti sei messa in gioco, ti sei esposta nonostante la tua vita poco semplice. Mi hai dato tanto, mi hai accompagnato in questo percorso. A volte sono stato incomprensibile, non riesco sempre a farmi capire. Hai iniziato a fare la pesante, mi hai spaventato molto e mi sono allontanato. Poi hai capito. Non uscirò con la fidanzata della mia vita, forse perché non conosco ancora bene la persona con cui uscirò, però uscirò con chi ho voglia di conoscere. Mi dispiace, ma sei la mia scelta. Detto ciò, una pioggia di petali di rosa ha fatto da contorno al loro romanticissimo bacio. E tu, cosa ne pensi della scelta fatta da Daniele? Faccelo sapere nei commenti!